Una cosa che mi sono accorta, una differenza con i neurotipici, o perlomeno per la maggior parte, ovviamente io quando faccio questi video non faccio mai di tutta un'erba un fascio, perché come sapete ognuno ha il suo carattere e la sua personalità, non è che ci sono delle etichette. Però posso dire in linea generale che una cosa che mi dà, che ho visto come differenza è che bene o male possiamo essere tutti infastiditi dalle stesse cose, sia i neurotipici che i neurodiversi. Però, per una cosa che darebbe fastidio ad un neurotipico, il neurotipico gli dà fastidio e poi gli passa e siamo a posto così. Invece, per me, per la stessa cosa, io mi incazzo proprio. E oserei dire che è per questo che poi il neurodiverso cerca delle tecniche per porre rimedio alla problematica e invece il neurotipico sembra sempre che se ne sbatte di tutto e non arriva mai a un dunque, perché a noi dà più fastidio. Quindi sotto un certo aspetto non vorrei peccare di presunzione, però credo che gli Asperger in un mondo neurotipico facciano piuttosto comodo, anche perché vanno ad interessarsi di quelle tematiche che a un certo punto non considera più nessuno. O comunque a quelle problematiche che i neurotipici non sono arrivati a capire i dettagli.